Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi quattro fumetti autoconclusivi che secondo me meritano di essere letti. Il primo che vorrei consigliarvi è I Kill Giants di Joe Kelly e Ken Animora. Questo fumetto è edito in Italia da Bao Publishing al prezzo di 15 euro. Questo secondo me è un ottimo inizio se non avete mai letto un fumetto, se vi state approcciando adesso in questo mondo, perché uno ha un prezzo contenuto, la storia è autoconclusiva, molto potente ed emozionante. Barbara è una bambina un po' diversa dalle sue coetanee, infatti non è molto interessata alla scuola, agli amici, ma si sta preparando per combattere i giganti. È una storia che può sembrare simpatica, d'immaginazione, ma che cela tantissime tematiche molto importanti e profonde. Infatti i giganti della storia sono più che altro una metafora per raccontare quello che sta realmente accadendo a Barbara. L'ho trovato un modo di raccontare una storia così intensa e importante, parlare di paure, dolore, molto efficace. Mi è piaciuta veramente tanto questa metafora, così come mi è piaciuta molto la protagonista Barbara, perché è una ragazzina nerd, a cui piace il fantasy, giochi di ruolo. È una storia che riesce a parlare bene, secondo me, anche di diversità e di bullismo, perché infatti, essendo così diversa dalle sue coetanee, Barbara è vittima dei bulli di turno. Per quanto riguarda i disegni, mi sono piaciuti veramente tanto e penso che si sposino bene con l'idea di fondo di questo fumetto. Sono cupi il giusto, perché comunque si parla di una storia in cui una ragazzina deve prepararsi ad uccidere i giganti, e in generale anche per le tematiche che affronta li ho trovati dei disegni veramente molto comunicativi. Il bello secondo me di questo fumetto è che parte da dei presupposti immaginari, ovvero i giganti, dover combattere i giganti, una bambina di quinta elementare che deve uccidere dei mostri, e questo pretesto serve per parlare invece delle cose molto attuali e importanti che si fa fatica spesso a raccontare. È una storia secondo me che può toccare bene o male chiunque, perché i giganti esistono e li troviamo nella nostra vita di ogni giorno. Un altro fumetto che vorrei super consigliarvi è Special Exit di Joyce Farmer. Questo fumetto è edito da Eris Edizioni al prezzo di 17 euro. Questa storia racconta gli ultimi anni di vita di una coppia anziana, quindi la loro vita insieme, nelle più piccole cose quotidiane, come vivono la vecchiaia ma anche la malattia. Ad accompagnarli in questo, diciamo, percorso c'è la figlia che si occupa di loro. Una storia secondo me molto interessante ed intensa, perché tratta dei temi che non si vogliono sempre affrontare, no? La vecchiaia, pensare a quando saremo vecchi, a quando non riusciremo più magari a mantenerci da soli, a riuscire a fare le cose in maniera autonoma come un tempo, le malattie, insomma non sono cose che vogliamo sentirci dire o che vogliamo vedere con occhio, anche perché l'autrice in questo caso è riuscita a rendere tutti i problemi di questa coppia in maniera molto forte e diretta. Non ha censurato nessun momento ed è una cosa che può pesare a tratti, ma che rende la storia ancora più autentica e vera. Secondo me si sente molto il tocco dell'autrice, che parte dalla sua esperienza personale. Si vede che è una storia tratta da delle cose veramente vere e vissute, e questo rende molto più potente il messaggio del fumetto. Non si cerca di abbellire questi personaggi, non si cerca di renderli buoni a tutti i costi, vengono sottolineati anzi tutti i difetti di quest'età, anche del sistema sanitario americano, di come gli anziani vengano messi in disparte nella società d'oggi. Sono quindi delle cose scomode che non ci piace sentire e vedercele davanti agli occhi, ma proprio per questo secondo me è importante doverne parlare. Nonostante questo fumetto mi sia piaciuto molto, io lo reputo molto importante al giorno d'oggi, soprattutto fra un pubblico abbastanza giovane, perché si tende sempre a leggere cose divertenti, fresche, che non ci fanno pensare alla morte, alla vecchiaia, alla malattia. Penso che invece non faccia male riflettere su questi argomenti e riflettere su come noi, la società d'oggi, vede gli anziani. Ecco, nonostante questo, spesso dovevo interrompere la lettura perché mi sentivo un po' sovraccaricata da tante emozioni diverse e da un po' di tristezza, perché alla fine
Non è piacevole vedere qualcuno soffrire, vedere ridursi in un certo modo, non poter fare nulla. Questo è il fumetto ideale se state cercando qualcosa di diverso che vi faccia emozionare ma anche riflettere. Il prossimo fumetto è Rovine di Peter Cooper, edito da Toonwe al prezzo di 34,90 euro. Samantha e George sono una coppia che ha deciso di prendersi una pausa, un anno sabbatico, e di andare quindi a vivere in Messico. Questo viaggio servirà loro per riflettere su che cosa vogliono realmente nella loro vita e sul loro rapporto insieme. Si tratta quindi di un percorso, diciamo, alla ricerca di se stessi che viene affiancato alla migrazione della farfalla monarca. Mi sono piaciuti veramente tanto i disegni, ma soprattutto i colori, che sono un po' cupi e spenti quando si parla della città e delle problematiche che vede la farfalla mentre migra, legate soprattutto a una questione politica e culturale, mentre quando poi i nostri personaggi, i nostri protagonisti sono in Messico, i colori sono veramente molto più accesi, che si rifanno proprio alla cultura messicana. Mi è piaciuto tanto questo parallelismo e questo intreccio di storie, perché alla fine si parla sì tanto di riscoperta di se stessi, ma anche delle problematiche legate alla libertà, diciamo, di espressione, di poter girare e vivere il mondo. Ogni personaggio inoltre ha una sua voce ben distinguibile, data dal diverso balloon nel colore, nella forma, ma anche dal diverso font utilizzato. Una cosa che colpisce subito all'occhio e che permette quindi di seguire con maggior scioltezza la storia. Si tratta di una storia molto di impatto. L'autore, se non sbaglio, si è anche ispirato a un momento della sua vita che riguarda appunto un attentato che viene poi anche riportato in questa storia. Quindi si parte comunque da un'esperienza vissuta e penso che tante persone si possano rivedere nei due personaggi che sono arrivati a un punto della loro vita in cui non sanno che cosa vogliono veramente e durante questo viaggio riscoprono appunto se stessi. Inoltre nel 2016 l'autore ha vinto un Eisner Award come miglior graphic novel proprio per Rovine. L'ultimo fumetto che vorrei consigliarvi oggi è Abibi di Craig Thompson, edito da Rizzoli al prezzo di 35 euro. Non mi stancherò mai di dirlo, Abibi è un fumetto meraviglioso e se state pensando che 35 euro sono tanti per un fumetto, per me li vale fino all'ultimo centesimo. Abibi parla principalmente di amore, amore in tutte le sue sfaccettature possibili. La storia è ambientata in un paese arabo-islamico e segue principalmente le vicissitudini di una bambina che nel corso della storia ovviamente crescerà e diventerà donna. Una cosa che ho trovato molto interessante, dare voce a un personaggio femminile in un contesto in cui molto spesso voce non hanno le donne. E soprattutto ho trovato molto interessante vedere dal punto di vista di questo personaggio non solo l'amore, ma anche la concezione che ha del proprio corpo e al contrario come sono gli altri a vedere invece il corpo di una donna. Per questo secondo me Abibi non parla esclusivamente di amore verso qualcun altro, che sia un partner, un figlio, un fratello, ma anche e soprattutto verso se stessi. È una storia veramente molto intensa, con dei contenuti maturi, forti, si parla anche di violenze sessuali, ma il sesso in generale ha un ruolo molto centrale in questa storia. Quindi ecco, non è un fumetto che vedrei bene per tutti, però è un fumetto che secondo me deve far parte della vostra libreria se vi piace il fumetto. Come era successo anche per Blankets, l'altro fumetto forse più famoso di Craig Thompson, la religione ha un ruolo molto chiave all'interno di questa storia. Questa volta però non si parla della religione cristiana, ma di quella islamica. Ed è un aspetto che ho trovato molto interessante perché io stessa la conosco veramente poco e l'autore per creare quest'opera si è appunto informato e si vede quanta cura nei dettagli ci sia in quest'opera. Parla tantissimo di aneddoti, di storie legate alla cultura, alla religione e spesso fa anche dei parallelismi con il cristianesimo che ho trovato una cosa molto interessante. Questa cura e ricerca la si vede tantissimo anche nei disegni. Le tavole sono delle opere d'arte e curata nei minimi dettagli. Come vedete, poi ci sono tantissimi elementi che non sono esclusivamente decorativi. Questo magari all'inizio non lo si percepisce da subito, però quelle che possono sembrare delle semplici linee decorative, in realtà magari sono delle lettere e è veramente magico immergersi in questo fumetto. È un'opera d'arte, un piccolo capolavoro, anzi un grandissimo capolavoro. A me ha emozionato veramente tantissimo. È uno di quei fumetti che secondo me mi resterà nel cuore per sempre perché mi ha segnato veramente
tanto. Tra l'altro io ho avuto anche la fortuna di incontrare Craig Thompson e di farmi dedicare proprio a Bibi e... che emozione! Questi erano quindi i fumetti che volevo consigliarvi oggi. Spero che questo video possa esservi di ispirazione o d'aiuto nel caso in cui stiate cercando qualcosa di nuovo da leggere o nel caso vogliate approcciarvi appunto al mondo delle graphic novel. Fatemi sapere qua sotto nei commenti ovviamente che cosa ne pensate, soprattutto se avete mai letto uno di questi fumetti che ho citato. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!